Ha detto bene, sabato prossimo magari voi speravate subito di avere un turno di riposo, invece Città di Teramo subito in campo. Non è che lo speravamo, era un auspicio per chi parte in ritardo sul discorso della costruzione della squadra e sulla preparazione della stessa. Per cui non, per noi era una logica necessità, che ancora oggi la riteniamo così. Sono solo 5 giorni che ci alleniamo, stiamo ancora completando la squadra. Abbiamo quei pochissimi giorni sul calciomercato, quindi non è così semplice, però ce la mettiamo tutta. Una squadra che si chiama Città di Teramo, penso che la logica conseguenza sia che giochi a Teramo. Quindi è quello lì, è, come dire, la madre di tutte le strade, di tutti i campi. Per quanto riguarda gli allenamenti, sì, è il Dino Besso. Quindi la settimana prossima ci si allenerà lì e un giorno a settimana si andrà con la Teramo. Anche in quel caso ringraziamo sia il sindaco di Teramo che si è speso e operato per poterci consentire in ritardo di entrare su quel campo ed il presidente del CSI, gestore del campo, Angelo De Marcellis, che si è messo più grande a disposizione, insomma, aiutandoci nel nostro inserimento. Calendario a parte, impegni vari, avete l'obiettivo di vincere subito questo campionato? Noi abbiamo l'obiettivo di fare del nostro meglio. Calendario a parte, iniziamo con la nostra cittadina, come dire, sarà una giornata particolare, insomma, inedita, non credo che si sia mai ripetuta o qualcosa del genere, quindi potrebbe essere anche interessante per il pubblico, insomma, questa novità, è bello darne risalto. Per il resto noi non partiamo con tanta umiltà, sappiamo di essere gli ultimi arrivati, quindi testa bassa e pedalare. Bonolis nel comune di Teramo, quindi rimane un'opzione, forse rimane la migliore.